Ed eccoci alla pagina sportiva, allarme terrorismo sui quarti di finale di Champions League. Infatti l'organizzazione terroristica dell'ISIS ha minacciato attacchi contro gli stadi che ospiteranno l'andata dei quarti di finale, esattamente Londra, Parigi e Madrid, sia lo stadio metropolitano che il Santiago Bernabéu, con una scritta preoccupante: uccideteli tutti. La polizia ibarica sarebbe al corrente da giorni del rischio attentati e almeno per il momento non ci sono variazioni per quanto riguarda possibili rinvii delle partite, almeno per quanto riguarda le squadre spagnole, ossia Real Madrid, Manchester City ed Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Sono state prese comunque delle contromisure di sorveglianza speciale perché è ritenuta comunque una gara ad alto rischio. Il precedente ricorda anche la finale di Cardiff della scorsa stagione, che fu disputata da Real Madrid con la Juventus, venne giocata nel Millennium Stadio con il tetto chiuso. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato soprattutto alla Champions League, va ricordato che oggi comincia l'andata della prestigiosa competizione europea. Due sfide sono in programma per questo martedì, esattamente nell'ordine: al Santiago Bernabéu di Madrid tra Real Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola, e poi tra Arsenal e Bayern Monaco. Arsenal, che in questo momento non ricordo, è nelle prime posizioni per quanto riguarda la Premier League inglese, mentre il Bayern Monaco occupa la seconda posizione della Bundesliga tedesca. Manchester City e Real Madrid nelle retrovie nei loro rispettivi campionati, ma comunque saranno delle sfide importanti. Infine, chiusura con la Serie A, si è completato il quadro delle partite del turno numero 18 del girone di ritorno della Serie A, con la sfida che vedeva protagonista la capolista del torneo, l'Inter, che è andata a vincere sul terreno dell'Udinese per 2-1 con le firme di Çalhanoğlu dopo l'iniziale vantaggio friulano con Samardžić e poi il gol risolutore in pieno recupero di Frattesi.